Le ondate di calore sono dei periodi di caldo molto forte che si concentrano in alcuni periodi della stagione, prevalentemente è ovvio durante la stagione estiva, e che vengono anche segnalate dagli istituti meteorologici, anche dal Ministero della Salute, e divise a seconda della loro gravità, dal livello 0 al livello 3, a seconda di quanto il caldo è più elevato e più persistente. L'organismo risponde all'ondata di calore modificando la propria omeostasi, si dice, cioè il proprio equilibrio. Noi abbiamo una temperatura interna del corpo che non supera i 37 gradi, ma quella esterna 36,5, 36,4 a seconda delle persone. È chiaro che essere esposti a un caldo eccessivo fa aumentare la temperatura interna dell'organismo e questo provoca delle ripercussioni sui vari organi. C'è una vasodilatazione, i vasi si dilatano, tende a sudare molto di più e quindi anche a disidratarsi, e tutti gli organi possono subire un deterioramento acuto, andare incontro a problemi acuti, l'apparato renale ha maggiori difficoltà a eliminare e a produrre l'urina, il cuore può accelerare il suo battito proprio per rispondere alla vasodilatazione. C'è un eccesso di calore e anche il cervello ne risente, perché se aumenta la temperatura può insorgere uno stato di confusione, uno stato di malessere, una sensazione di testa vuota o altri disturbi generali dell'equilibrio dell'organismo. Una protezione effettiva, vera, dagli effetti del caldo può venire soltanto da un comportamento che prevede l'idratazione continua e quindi la possibilità di supplire alla sudorazione eccessiva introducendo una giusta quantità d'acqua, e poi cercando anche di evitare tutte quelle condizioni che possano esporre il nostro organismo a un accumulo di calore, per esempio un'attività fisica. Le persone più magre tollerano meglio il caldo. Vi sono poi alcune categorie, per esempio i bambini soffrono meno il caldo, gli anziani soffrono maggiormente il caldo, le donne nel periodo della menopausa soffrono maggiormente il caldo. Altre persone che soffrono maggiormente il caldo sono quelle che sono costrette o che comunque passano da un ambiente condizionato a un ambiente caldo, oppure all'esterno dove non c'è condizionamento, rapidamente. Fra le persone che maggiormente risentono del caldo eccessivo, così come anche del freddo durante la stagione invernale, sono le persone più fragili, sono le persone anziane, i malati cronici, i malati che hanno, come diciamo noi, una polipatologia, cioè hanno varie malattie coincidenti, lo scompenso cardiaco, l'insufficienza respiratoria, l'ipertensione arteriosa, il diabete. Sono malati nei quali i meccanismi di termoregolazione, cioè di adattamento alle variazioni della temperatura, sono anch'essi malati, sono anche loro alterati, e quindi non riesce l'organismo a rispondere adeguatamente a questi cambi di temperatura. Questi pazienti, soprattutto se sono ricoverati in ospedale o sono allettati anche a domicilio o in altre strutture residenziali, devono essere adeguatamente idratati e protetti dal caldo. Un aspetto molto importante del malato cronico che segue delle terapie, per esempio per la pressione alta oppure per l'insufficienza cardiaca o per altre malattie croniche, è quella, durante le ondate di calore, di porsi il problema di un adattamento della terapia. Ovviamente non è una cosa che deve fare il paziente autonomamente, ma deve chiedere al medico come deve comportarsi. In certi casi, per esempio, la terapia antipertensiva può essere ridotta, proprio perché la pressione con il caldo tende a scendere e quindi ci deve essere un adattamento dei farmaci. Molto importante è nei pazienti che fanno una terapia diuretica. La disidratazione che si può verificare in estate col caldo e con la sudorazione può non andare d'accordo con una terapia diuretica prolungata, e anche in questo caso il medico di riferimento deve dare i consigli giusti per adattare e modificare eventualmente la terapia.